Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, aspetta che arrivano le persone, grazie. Buonasera, buonasera. Fatemi sapere per favore se mi vedete, se mi sentite bene. Scrivetemi qualcosa, per favore, così vedo. Ok. Valio, buonasera. Maria, buonasera. Alessandro, che bello vederti. Come sempre, grazie di essere qui. Monica, buonasera. Maria. Perfetto. Buonasera, Alessandro. Buonasera, che bello vederti. Ah, Giuseppe, tanti auguri, fatto compleanno, augurissime. Si sente bene, grazie Alessandro. Rosanna, oh che bel fiore, che bello, grazie. Grazie Valeo, grazie. Marianna, buonasera, buonasera. Wow, come sto? Mary, sto bene, ti ringrazio. È un po' caldo, però per il resto va bene. Grazie mille. Olena, buonasera. Buonasera, Rosanna. Ciao. Anna, buonasera. Monica. Wow. Prego, prego, Giuseppe. Mary Sole. Benissimo. Allora, siamo già tanti. Sono contenta che ci siete, nonostante siamo a metà agosto, quasi metà agosto. Con un caldo così, grazie alla buonasera, Umbretta. E voi siete qui? Io sono contentissima, grazie. Mi state dando tantissima gioia perché vedo che argomenti di cui parliamo per voi sono importanti. Allora, Alessandra, ciao Alessandra. Bene, cominciamo. Il tema che ho scelto oggi, non è stato scelto per caso, mi è stato proprio chiesto di parlare cosa succede dopo la morte fisica. Su questo canale abbiamo già parlato e straparlato di quello che è la medianità. Buonasera Piera, buonasera Rosanna, Barbara, buonasera, buonasera. Giovanna, ciao. Però ho visto che Maria Rosaria, Patrizia, caspita, siete tanti. Sonia, ciao. Cosa succede dopo la morte fisica? Perché se mi state chiedendo vuol dire che c'era qualcosa che non è stato trattato ancora in questo argomento, o magari avete perso, e allora cerchiamo di scoprire. Alla fine di questa introduzione, direi che magari chiediamo direttamente al mondo dell'aldilà di come loro vivono la loro morte, perciò facciamo un paio di contatti per poter capire, infatti, sapere da loro stesse cosa stanno vivendo nell'aldilà. Non saranno magari contatti medianici, quelli classici. Vediamo cosa arriva. Sarà una serata sperimentale. Chi non lo sa, avevo scritto il libro che si chiama Dialoghi con la morte e in questo libro sono entrata in contatto con la morte stessa come la forza e come non la posso neanche chiamare entità. Sapete che si può parlare e fare il channeling con angeli, con arcangeli, con diverse divinità, si può fare il channeling con gli spiriti guida, quello che abbiamo fatto già su questo canale. Però parlare con la forza, che è la morte stessa, comunque non capita tutti i giorni, perché questa è già medianità mistica. Se noi parliamo con i trapassati, vuol dire che facciamo la medianità. Se facciamo il lavoro con la morte, allora questo è già misticismo, perché qui è già la filosofia della vita, della morte, e lei tratta di argomenti un po' tosti, perché lei è una signora molto tosta,
Non lo so se la inviterò stasera, magari anche sì, che mi assisterà nelle sedute, perché quando faccio i contatti medianici classici vado direttamente in contatto con il mondo dello spirito e lì mi arriva chi deve arrivare. Invece la morte può aiutarci a scegliere delle persone che possono parlarci di argomenti molto particolari. Visto che argomento oggi è la vita dopo la morte, cosa c'è nell'aldilà, come vive un'anima, magari la chiedo di essere un tramite e portarmi qualcuno che vorrebbe fare due chiacchiere. Dialoghi con la morte. Sì, grazie Attilia, grazie. Sono due volumi di questo libro, Dialoghi con la morte 1 e 2, con delle domande diverse che le persone hanno fatte alla morte e lei rispondeva attraverso di me. Questo argomento non ho ancora trattato nelle dirette. Non ho mai fatto parlare la morte e anche stasera non lo so se la farò parlare, ma le chiedo di essere un tramite, ok? E vediamo cosa succede. Come anche voi, io sto soltanto sperimentando, ok? Sarà una serata di questo genere. Allora, che cosa succede dopo la morte fisica? Prima di tutto, perché abbiamo paura della morte? Soprattutto quando muoiono i nostri cari, che cosa c'è che ci spaventa così tanto? La morte, una volta risposta, che quello che ci spaventa è vedere il corpo fisico senza la vita. Decompostazione si chiama, vero? Del corpo, la freddezza del corpo, sono delle cose un po' anonime per noi e per questo abbiamo paura non tanto della morte, ma quanto vedere il corpo che non si muove più. E tutto quello che il cambiamento del colore della pelle, eccetera, sicuramente che è già stato a qualche funerale, avete visto, perché anche fare funerale ai nostri propri cari, a volte, nonostante li abbiamo voluto bene, non tutte le persone hanno il coraggio magari di dare l'ultimo bacio alla persona che sta nella bara. Allora, però per lo spirito, decomposizione, grazie Antonietta, scusate, sapete che io ogni tanto pronuncio le parole in modo sbagliato, scusatemi, però grazie che mi correggete perché mi date una mano di migliorare in italiano, grazie, veramente apprezzo tantissimo. Allora, quando la mia nonna stava per morire, ero a Mosca. Lei ha avuto il passaggio dalla vita alla morte molto, molto morbido, in senso che la sua anima sapeva già che stava per trapassare. Io assistivo questo fenomeno, non ho visto proprio il momento della morte perché ho dovuto poi da Mosca rientrare di nuovo in Svizzera e lei è morta 2 giorni dopo, però si stava già andando. E avevo già detto in qualche diretta di questa cosa e lei ha cominciato a parlare con i spiriti che vedeva, ha parlato con qualcuno, io ho cercato, nonostante posso fare il contatto medianico, però ho cercato di non disturbarla in questo momento così intimo per lei, quando lei cominciava a prendere la confidenza con il mondo dell'aldilà. E parlava con le persone che vedeva solo lei. E le diceva: "Ciao, che bello vederti qui. Sì, ti riconosco, lo so chi sei. Grazie, grazie che sei venuto." E allora l'ha lasciato così in questa intimità. Poi alla fine il mondo spirituale, dalla loro avvicinanza, hanno fatto cadere in cucina, nonostante eravamo in stanza. Buonasera, Livia. Hanno fatto cadere una pianta molto amata dalla mia nonna proprio dalla finestra. Pianta bella grossa e non si sa come si è spostata da sola. Ovviamente c'era qualcuno che l'ha spostata per darci un segnale che ecco il mondo spirituale è molto vicino, proprio a 2 passi. Perciò lei ha fatto questo passaggio dolce nelle sue visioni e
E poi la mia nonna, lei era quella magari che ha dato avvio a tutti noi, che a mia mamma, a me, che a mia sorella, che lavoriamo con delle capacità o delle facoltà medianici, paranormali. Perciò lei vedeva il mondo spirituale in modo naturale. Qualcuno muore di colpo e si trova nel mondo dell'aldilà all'improvviso, in una realtà completamente diversa. Ci sono varie diverse discipline che raccontano chi crede nella reincarnazione in una religione, nelle altre religioni trattano della vita eterna senza poi ritorno sulla terra e che l'anima non fa altre vite, va nell'eternità e per tutta l'eternità sta o nel paradiso o nell'inferno, dipende che cosa abbiamo fatto. Per suicidio, anche qui la morte ci insegna che a volte le persone hanno più amore per la morte che per la vita, però stiamo parlando proprio della forza. E lei ha detto che questo sembra proprio essere innamorati nella morte. Poi per suicidio ci sono tanti vari motivi. Ci sono le persone che sono ammalate gravemente e non ce la fanno più sopportare il dolore. Ci sono le persone che hanno tanti problemi nella vita e invece di trovare una soluzione, loro credono che questa è la fine del loro percorso, non riescono a uscire dalle gabole di diverse situazioni e per questo tolgono la vita perché hanno trovato la strada più semplice. Ci sono le persone che si uccidono per ripicca e questo succede molto spesso con i ragazzi giovani. Perché se senti troppo bassa la voce, alzo la voce? Grazie Ivana, magari sono io che già in quel mondo sto parlando piano, alzo la voce. Ci sono i ragazzi giovani che spesso si suicidano per ripicca, è una cosa orrenda perché loro dicono: ecco, cari genitori, voi mi state annoiando con i vostri insegnamenti, con la vostra educazione, mi vietate di fare la vita mia, perciò vi faccio vedere come sarebbe la vostra vita senza di me. Cominciano a minacciare e poi dopo succede quello che succede, quello che può succedere anche per amore non condiviso, soprattutto quando questo è il primo amore e primo approccio magari con la vita sessuale, perché questa esperienza, prima esperienza sessuale, è molto forte nei ragazzi che vivono per prima volta quell'innamoramento e credono che questo è per tutta la vita. E quando questo amore si spezza, allora lì non, loro dicono: ecco, adesso anche a te faccio vedere cosa hai perso. E purtroppo molti suicidi sono stati fatti nei stati d'animo vendicativo. Poi ci sono coloro che si suicidano perché hanno dei debiti, magari ho visto diverse persone, ho fatto i contatti anche con diversi suicida, quelli che hanno raccontato della loro vita piena di azzardo. È considerato come gioco d'azzardo, per esempio, si perdono i soldi, cercano di recuperare le dipendenze, eccetera, e allora se ne vanno perché sanno che la dipendenza è molto più forte della loro forza di volontà. Ci sono, non so, fatemi voi un esempio, psicotici, sì, quando ci sono delle allucinazioni, le persone che hanno schizofrenia o altri purtroppo momenti offuscati della loro vita, quando la mente non ragiona più, che vivono nella realtà illusoria, magari cominciano a vedere i demoni o non lo so, è una realtà distorta. Poi cosa succede? Malattia, sì, avevo detto che non sopportano più i dolori fisici. Ci sono tantissimi diversi motivi.
Tantissime. E nel mondo spirituale, quelle che si hanno tolto la vita, prima di tutto, quello che è arrivato come un insegnamento dal mondo dell'aldilà è che devono imparare ad amare. Non vanno nell'inferno, non devono passare tutta la loro esistenza nel fuoco purgatorio, eccetera. No, loro si hanno tolto la vita perché non hanno avuto amore per se stesse e per la vita. Hanno dato la priorità all'amore e alla morte, all'amore per le altre persone, dimenticando completamente di se stessi. Si hanno abbandonate nelle realtà illusorie e quella realtà per loro è diventata più reale di questa fisica in cui stanno vivendo. Perciò, prima di tutto, devono imparare nel mondo dell'aldilà, prima di tutto, stare in buon accordo con se stesso, perché amare se stesso e capire che la vita è preziosa è importantissimo. E questo non è vero che queste persone non si rincarnano più o non avranno la precedenza. No, loro fanno le reincarnazioni dopo aver compreso cioè aver compreso questa nuova filosofia e aver rimediato questo errore, perché le faranno vedere e come soffrono i loro cari e che la realtà era completamente diversa e che loro da sole hanno spezzato la loro vita per il disegno divino che per loro è stato già preparato in anticipo, era tutto piano, bel pronto per tutta la vita, magari molto lunga, però purtroppo non sono riusciti ad andare verso questo disegno e così hanno interrotto il percorso. Ci sono morti improvvise nella mia famiglia, per esempio, ci sono state due morti pazzesche, proprio improvvise. Uno è il mio nonno, che è morto di colpo durante la cena. Ha avuto l'infarto, quello che l'ha portato subito era proprio una rottura della valvola o qualcosa che non ha mai avuto problemi con il cuore. È successo mentre lui mangia la zuppa, poi muore, basta. Poi il mio papà che è morto durante l'operazione sotto anestesia, perciò non ha capito neanche, è andato a fare l'operazione con la speranza poi di svegliarsi e poi dopo durante l'anestesia è trapassato. Cioè sono tutte cose che ci fanno vedere che quando le accolgono nell'aldilà, prima di tutto perché c'è il destino, è la fine naturale del disegno, del destino, del disegno divino per percorso di un'anima, però poi dall'altra parte sicuramente c'è qualcuno che accoglie, però la persona, l'anima ormai deve fare un suo percorso nel mondo dell'aldilà. Io sono per quella teoria che ovviamente, essendo medium e facendo i contatti con il mondo spirituale, parlando con le persone che hanno avuto diverse morti, sono state uccise, sono suicidate, sono state ammalate. Comunque tante morti diverse, ma tutti quanti si trovano nel mondo dell'aldilà e non soltanto io che faccio la medianità posso vederli, ma molte persone sentono la presenza spirituale. Loro raccontano anche che cosa fanno nel mondo dell'aldilà, perché tra l'altro chi non ha visto un bellissimo film fatto da un libro che è stato scritto di un grande medium brasiliano che si chiamava Chico Xavier, il film si chiama Nosso Lar, La nostra dimora. Vi posso consigliare o leggere questo libro o guardate il film che comunque è fatto molto bene, però stiamo parlando comunque delle nostre credenze e stiamo parlando di un medium che era cristiano e
ci verrà dato esattamente quello in cui crediamo. E se io tutta la mia vita vivo, per esempio, con la religione ortodossa, io non sono proprio praticante, però se, per esempio, io sono fedele, e credo per la nostra religione che nel mondo dell'aldilà c'è soltanto l'eterno riposo, e c'è paradiso e inferno, io riceverò ciò in cui credo e vado lì in quel mondo che mi sono già vista nei miei sogni o nelle mie fantasie. Per le persone atee è anche una cosa simile. Loro faranno fatica a riconoscersi, perciò non li buttano addosso nessuna, non li mettono, diciamo, nelle comunità, non so come dire, in mondi che rappresentano diverse sfumature delle religioni. Perché Chico Xavier, di quello che ha scritto e quello che ha fatto come dopo il film che è stato fatto, ci sono diverse tracce proprio della religione cristiana, perché lui le ha viste. E io credo che se il medium di quella confessione sta facendo i suoi contatti con il mondo spirituale per far capire meglio i trapassati, piuttosto avranno quel stesso tipo di credenza per poter trovare i punti dell'incontro e per poter far così che il medium può riconoscere molto bene il linguaggio di un trapassato, perché il suo argomento che tratterà sarà proprio quello in corda con credenze di medium. Una volta sono stata in Giappone e ho fatto un workshop a Tokyo e ho fatto anche una dimostrazione pubblica, e ovviamente arrivavano i trapassati della mentalità buddista, perché lì ci sono pochissimi cristiani ortodossi o cattolici. Per questo, quando mi arrivavano, vi dico che ho dovuto sforzarmi, perché loro parlavano in tale modo che alla base della loro cultura, di ciò che hanno vissuto sempre con una mentalità da me abbastanza lontana, nonostante adoro Giappone e vado lì spesso, li capisco, li conosco, parlavo a volte anche giapponese, perciò lo so. Ma comunque loro abitudine, stare nella famiglia, come si comportano l'uno con l'altro, quando mi spiegavano io facevo fatica a comprendere. Ok? Per questo è sempre meglio parlare con qualcuno al di là in cui tu credi e ti arriva esattamente quello. La stessa cosa succede dopo la morte. Il mio papà era comunista. E allora era ateo al 100%, non credeva in niente, nonostante la mia mamma fa queste cose strane, la mia nonna lavorava con la guarigione, io faccio delle cose stranissime, però lui stava abbastanza lontano e diceva: vabbè, fate come volete, però l'importante è che non mi coinvolgete in questa cosa. E quando lui è trapassato e io ho sentito questo suo modo, lui diceva: ma dove mi trovo e perché mi vede? Ma tu mi vedi? Mi gridava così. Cosa sta succedendo? Perché io posso vederti? E perché posso sentirti? Era disperato perché non capiva se è vivo, se è morto, perché se n'è andato durante l'anestesia. Perciò era una cosa pazzesca per lui. Io sentivo su di me la sua disperazione nell'aldilà che mi diceva: cosa devo fare? Non capisco, io non credo, però voglio credere. Adesso voglio credere perché vedo che è possibile una comunicazione. Cioè una cosa pazzesca che mi spezzava il cuore.
Guarderò adesso i vostri messaggi, scusatemi, quando mi prende il discorso a volte dimentico di leggere. Guardo ultimo. Quindi io che non ho religione potrei finire secondo le credenze in un mondo di animale, partire insieme ai miei cari. Sì, comunque anche se non credi in niente, perché come mio papà non credevo in niente, però andando dall'altra parte, tu puoi non credere in Dio, puoi non credere nello spirito, però non puoi non credere nell'esistenza delle persone con quale hai passato una gran parte della tua vita. E allora chi verrà a prendere l'anima quando trapassa non sarà certamente un angelo, non sarà una guida, sarà un parente. Un parente, perché non si può non credere in parente quando lo vedi così e capisci, lì cominci a capire che tu sei trapassato, ma tu vedi il tuo cane che è trapassato prima di te, vedi, non so, i tuoi genitori, vedi i tuoi fratelli che vengono ad accoglierti e a accoglierti e loro che ti spiegano che cosa ti era successo. Perché lì non c'entra niente la religione, può essere ateo e fare un percorso di questo genere. Perché ho visto tantissime persone che facevano trapassati, quelle che cercavano di entrare in contatto con me, però non credevano ancora fino all'ultimo che riescono ad essere accolti e sentiti. Perciò li sentivo che stavano così a parte dicendo: ma io non ci credo che adesso stiamo facendo un contatto, ma questo non può essere. Nonostante uno spirito che comunque vive nel mondo che io non conosco, ok? E ogni tanto faccio fatica a farlo parlare, dico: dai, parlami, raccontami un po' di te. E lui dice: ma cosa ti racconto? Ma come fai a capirmi? Come fai a sentirmi? E io poi chiedo alle persone per chi sto facendo il contatto: ma il vostro parente per caso non credeva in niente? Non era né religioso né si interessava di queste cose, che dopo la morte esiste la vita loro? No, figurati, se noi parlavamo della medianità, questo qua ci chiudeva in manicomio. Ok? Anche se non credono, poi dopo vengono a fare i contatti, perché chi lavora con la medianità, io spero tantissimo che tra di voi ci sono molte persone che si stanno aprendo a questo percorso. Non è molto semplice, lo so, perché ci vogliono esercizi, ci vuole tanto amore, sia per il mondo dello spirito, e tanta comprensione e amore per le persone che hanno perso qualcuno per creare questo contatto. Però più siamo, meglio è, diamo la possibilità al mondo dello spirito di parlare attraverso noi come i canali, perché noi siamo per loro il telefono per poter comunicare con la terra. Perché non è vero che loro dimenticano tutto quello che hanno vissuto. Durante i contatti medianici avete visto che loro hanno tanti ricordi. Noi come medium non riusciamo passare a voi tutti i loro ricordi, riusciamo a percepire solo dei frammenti che arrivano dal canale medianico, perché purtroppo non riusciamo sempre, non è semplice chi ha già provato, chi lavora con la medianità, sapete che non è semplice sincronizzare bene il canale, e allora possiamo sentire ogni tanto una parola, una visione, un qualcosa, un pezzettino del nome, magari loro vogliono raccontare tantissime cose e darvi tantissimi nomi, sia presentarsi che dare i nomi dei propri cari per chi sono arrivate, però non riescono a... Noi non riusciamo a finire in questa valanga dell'informazione che arriva. Noi prendiamo pezzettini lì, quei pezzettini che come gocce cadono nel nostro canale. Perciò quando voi dite: perché non dai il nome? Perché questo nome non è caduto nel mio canale, io non l'ho percepito. Io lo posso chiedere e me lo dirà ancora. E se io riesco a prendere questa goccia, se cade va bene, però può essere che lui ripete, ripete, ripete il nome, ma non entra. Sì, non è semplice. E mio papà mi raccontava che nel mondo dell'aldilà fa un lavoro molto simile a quel lavoro che fa
che faceva quando era vivo. Mio papà era un bravissimo investigatore. Prima lavorava in polizia e poi faceva investigatore privato. Era bravissimo a raccogliere delle informazioni, fare le ricerche delle persone, persone perse, eccetera. Cioè, praticamente, quando lavoravo in polizia, era il capo della polizia criminale, perciò vedeva cadaveri, vedeva quelle cose, omicidi, eccetera. E allora lui adesso nel mondo dell'aldilà fa la ricerca. Fa ricerca dei spiriti, fa investigatore anche lì, perché se per lui questa era la sua passione, non mica le fanno togliere questa passione. Anche lì è un mondo che deve vivere, è un mondo pieno di colore, diverso nei suoi tempi, nei suoi spazi, diverso nella percezione fisica, perché lì non c'è questa materia a quale siamo abituati qua. Però ci sono tante, tante, tante altre cose, quelle che non abbiamo qui, e per quello ci rivolgiamo nel mondo spirituale per chiedere a loro delle informazioni riguardo alla nostra vita, il nostro percorso. Caro mio trapassato, per favore, raccontami cosa mi aspetta, perché mi sta succedendo questo, cosa devo fare in quella situazione. Se li chiediamo, vuol dire che sappiamo che l'anima può molto di più, può darci molto, molto, molto di più di quello che dove noi possiamo arrivare con la nostra mente razionale e analitica. Perché ci disturba la mente. Sapete quante persone, quando si presentano dal mondo dello spirito, ci raccontano una storia della loro vita, nonostante danno i fatti reali, ma una presa di coscienza incredibile. Loro dicono: da quando abbiamo tolto la mente razionale, da quando abbiamo tolto la fisicità, quella che ci pesava, quella mente che ci faceva mentire, quelle false emozioni che abbiamo avuto, le credenze altrui che abbiamo assorbito, siamo liberi veramente di sentire ciò che è l'anima, ciò che abbiamo avuto dentro, e abbiamo visto che quanti errori abbiamo fatto quando eravamo nella fisicità. Perciò vengono a chiedere scusa. Scusami, non mi ero accorto, non avevo capito, non ti ho sentito, non ho percepito le tue esigenze, perché non cercavo di percepire con il cuore, ma cercavo di ragionare, e a volte questi ragionamenti non erano giusti. Allora, vediamo cosa mi avete scritto. Credo sia la paura di tutti, penso positivo. Allora, cosa ha scritto Monica? Di che cosa è? Mi capita di viaggiare dall'altra parte, c'è grande vita, ognuno ha tantissimo da fare, ci sono palazzi con cupole stranissime, sì, c'è la natura incredibile, c'è un giardino, sì, è questo, bellissimo, sì, Stefania, è bello nell'aldilà. Vi dico che io non ho paura di morire, perché tra l'altro ognuno di noi sa interiormente quando arriverà la nostra morte e anche in che modo possiamo morire. Magari non possiamo percepire sulle altre persone queste cose, ma su di noi possiamo intuire. Possiamo intuire perché parlando della morte, vi ho parlato prima della morte come una forza e un'entità che vive che sta nell'universo perché fa parte della creazione, però anche noi abbiamo la nostra forza della morte personale, anche noi abbiamo la signora morte dentro di noi e lei sa benissimo quello che ci aspetta. E visto che la nostra morte fa parte di noi, vuol dire che la sapienza della nostra morte riguardo al nostro percorso sappiamo anche noi. Non so se ci siete, fatemi sapere se riuscite a capire, perché questa è proprio una filosofia mistica e io lavoro tantissimo con filosofia mistica. E se dentro di me c'è la morte,
la mia morte, chissà che io quando arriverò al mio ultimo percorso, e se io sono una persona che fa delle ricerche e so ascoltarmi, io posso fare questa domanda al mio mondo interiore, alla mia forza, posso rivolgermi direttamente alla mia morte. Sapete che nei tempi, no, nei tempi, anche nei tempi di oggi lo fanno, ci sono dei mistici che fanno i loro contatti con l'universo, che fanno delle grandissime ricerche, loro riescono a patteggiare con la morte, la persona con la forza tale interiore del sapere e della spiritualità. Riesce a parlare con la propria stessa morte e farla attendere casomai se serve. Questi sono i grandissimi mistici, quello che fanno poche persone. Io so come morirò, perché ho voluto anche intuitivamente per me quel tipo di morte. E quando ho parlato con la mia morte, gli ho detto: ti prego, fammi morire in questo modo. Lei ha detto: farò senz'altro, perché era già nei miei piani, è già scritto e tu lo hai percepito. Per me magari non è tanto corretto, ma non voglio neanche sapere delle morte delle altre persone. Perché le nostre forze nascondono molto bene dentro di noi questo segreto, perché è una cosa molto intima tra me e la mia morte. E non è che devo andare a gridare e raccontare a tutti, o non è che questa intimità deve essere invasa da un operatore. Ci sono dei operatori che cercano di scoprire questo segreto, che cercano di entrare nelle anime delle altre persone, nella loro forza, nei loro segreti più profondi, però, sapete che a piccolo piccolo percentuale a queste persone viene rivelata la verità. La morte protegge i suoi dati. E allora, per accontentare quell'operatore, per dire: vabbè, te do qualche data, ma non rompere, non entrare, perché non ti racconterò, perché non sei autorizzato, e le dà qualche data. Però operatori purtroppo non sono consapevoli di queste cose, e poi questa verità, tra virgolette, dicono ai propri clienti, se per esempio fanno le sedute private. E dicono: tu morirai lì, attenzione che avrai ancora solo 10 anni di vita. Ma è un'informazione non corretta. Per poter capire veramente quando una persona morirà, bisogna fare un accordo, non un accordo, bisogna fare un'amicizia con delle forze della morte, del tempo, dello spazio, dello spirito, della materia. Ci sono tante diverse forze, concetti attraverso quali noi possiamo entrare e scoprire queste cose. Io insegno come farlo, però non tutti magari ci arrivano e non tutti lo vogliono fare. Questo è un percorso mistico. Questo è ciò che va oltre la medianità. L'importante è se io voglio sapere su di me qualcosa. Ci sono molte persone che non vogliono sapere né come moriranno né quando moriranno. Questo è giusto. Secondo me questo è giusto, perché se io saprò la data della mia morte, io sono già morta. Perché non riuscirò a fare nient'altro che vivere con la consapevolezza di quel fatto, avvicinandomi alla mia morte. Sempre più con timore. Ci sono magari quelle che prendono con una certa filosofia un percorso di genere, magari dicendo: ecco, mi manca un anno, mi manca un mese, mi mancano 3 giorni, cosa non ho fatto ancora? E
Ci sono le persone che devono sapere per il loro percorso della vita, vogliono proprio farlo. E magari per quello, per l'esigenza dell'anima, quando i malati terminali, quando vanno da dottore e gli dicono noi non possiamo fare nulla, ti mancano 2 mesi per vivere, ma questo è proprio per le condizioni fisiche. Vuol dire che per qualche motivo questa persona, per completare il percorso che deve fare, lo deve sapere per vivere in consapevolezza pura questi 2 mesi della vita, di mettere a posto tutto quello che magari non ha fatto, di dire addio ai figli con quali è in conflitto, di abbracciare le persone care, di fare una festa di compleanno perché magari per 30 anni non ha mai fatto più una festa di compleanno o non gli piaceva la Natale o qualcosa. Fai qualcosa per te in questi 2 mesi perché magari tutta la tua vita hai pensato soltanto delle altre persone e non per te stesso. Fai qualcosa, metti a posto la situazione, pensi all'eredità che devi dare, non lo so, fai un viaggio, se sei nelle condizioni fisiche di comunque poter fare qualcosa, c'è il tempo. Sì, sono solo 2 mesi, però avere almeno il tuo sogno. Già. Vabbè, vedo adesso cosa mi avete scritto. Io non voglio sapere. Io, per esempio, lo so perché intuisco, perché sento come morirò, però io non voglio sapere quando. Credo che quando comincerà questo processo, allora dico, vabbè, è arrivata la mia ora, lì saprò. Più mi avvicinerò a quella data, a quel periodo, saprò. Lo so, perché io ho chiesto di sapere, perché si può parlare, si può chiedere, dammi qualche accenno. Quante volte le persone sono stati avvertiti che gli può succedere qualcosa? Tantissime volte. Siamo sempre noi a decidere se prendere questi segnali o ignorarli. Perché il mio papà è stato avvertito tante volte. E gli dice, e anche la mamma diceva, vai da dottore, vai a controllarti, vai a fare questo e quell'altro. C'erano tante, tante, tante diverse segnali. E lui ha detto, no, è stata la sua decisione. Magari se diceva di sì, e faceva prima i controlli, la sua vita era ancora più lunga. Ci danno sempre la possibilità di scegliere. Ci danno accenni, guarda che sta succedendo qualcosa, ma noi queste cose possiamo sentire soltanto se noi siamo attenti, se noi siamo nell'ascolto. Se io non ascolto niente e nessuno, ascolto solo me e il mio cervello, io non saprò mai queste cose. Non tiro fuori il mistico che c'è in me, non tiro fuori questa parte spirituale che posso vivere. Ho sentito la morte di mio padre con anticipo di 2 settimane, il mio cuore in quell'istante si è frantumato in mille pezzi, ho sentito l'urlo dentro di me. Oh, caspita, la morte. Sì. E perché muori all'improvviso? Perché non viene dato anche a loro la scelta di come vivere il tempo che gli resta? Guarda, io credo che ci sono segnali comunque. Noi non siamo abbandonati qui. Abbiamo tante forze che ci circondano. Abbiamo le forze nostre, abbiamo forze spirituali, abbiamo l'angelo custode che deve servire per qualcosa, angelo custode. Angelo custode cosa custodisce dentro di noi? L'anima, la parte che si è incarnata dentro di noi, la parte che fa è un pezzo del mondo spirituale che si è incarnato in noi, un pezzo di creatore, la nostra scintilla divina che sa il nostro percorso. Nella nostra anima noi troviamo i ricordi di tutte le vite, anche di queste che stiamo facendo, lo sa. E nel contatto con Angelo Custode che custodisce tutte queste informazioni, a noi vengono date dei segnali nei sogni.
Però magari non riusciamo, non vogliamo interpretare i sogni. Ci daranno i segnali attraverso il mondo esterno. Avremo percezioni, abbiamo delle intuizioni, quelle che poi molte persone le accostano e basta. Perciò, se immaginiamo un ragazzo che sta guidando la moto e va proprio contro un incidente, no? Per fare un incidente, che muore poi all'improvviso. Voi credete che nella mente di questo ragazzo non è mai passato, se non era ovviamente drogato o ubriaco, che tutti i suoi sensi saranno offuscati dalle sostanze? Pensate che non avrebbe mai avuto un'intuizione che devo frenare, non devo spingere. Qualche paura improvvisa che arriverà da interno, qualche visione strana, ecco adesso ci mancherebbe che mi scando contro la pianta. Sicuramente è passato, però le ha ignorato. E per questo succede quello che può succedere. Capite? Ci sono sempre i segnali. Perché il mondo spirituale ci ha proprio assicurato che dentro di noi ci sono tutti gli strumenti per avvisarci. Ok. Allora, dovremmo vivere ogni giorno come fosse ultimo. Sì, Stefania, questa è proprio la filosofia della morte. Perché quando ne abbiamo parlato, lei ha detto: voi non sapete mai o poche persone sapranno quando arriva la morte, ma la morte vi può aspettare dietro ogni angolo. Basta fare un passo e tu sei morto. Perciò, se non volete dispiacere poi da morti per le cose che non avete fatto da vivi, e quando avete detto sì, farò domani, queste cose qua può anche aspettare, chiamerò domani ai miei genitori. Metto a posto il rapporto con il mio figlio domani, ma domani magari non ci sarà più. Mettete il cuore in pace adesso, ora. Per quando passiamo dall'altra parte, noi possiamo essere liberi. Liberi. Ma pensate, mi si è acceso anche il Siri si è acceso da solo. Vabbè, ogni tanto parla. Tutto nel suo mondo. Perciò viviamo adesso, ogni giorno, come fosse ultimo. E così non abbiamo più i debiti con le questioni della terra, e magari anche la nostra reincarnazione così sarà più velocizzata. Che ne sappiamo? Sappiamo queste cose quando saremo dall'altra parte, saremo da di là. Però ci sono tantissime teorie, quello che può succedere, ma Dante, diversi filosofi, tutti hanno parlato del mistero della vita dopo la morte, ma alla fine sono solo le teorie. Una di quali teorie? Che dopo la morte non c'è niente. Niente. Si muore, basta. E tutte quelle percezioni che ha un medium è la percezione dell'energia residua dell'astrale, come vogliamo chiamarla, come informazione energetica che è rimasta qui sulla Terra e che non si fanno i contatti medianici. Anche questo dicono, ma sono tutte le teorie. E noi dobbiamo capire un po' tutto come funziona attraverso la nostra propria esperienza. Io chiedo ai trapassati come stanno, come vivono. Qualcuno chiede a, non lo so, a spiriti guida, qualcuno parla con la morte. Tutti cercano di scoprire perché crediamo che se sappiamo cosa succede dopo la morte, noi siamo più tranquilli. Perché così si toglie la paura della morte. Sì, può anche essere. E per questo siamo qui con voi e anche voi che vi state attivando nella medianità. Oh, mamma mia, quanto ho parlato! Io non so come morirò, ma ultimamente ho un'immagine in mente dopo aver fatto una salita
un prato verde in montagna vicino al tavolo di legno e mio padre che mi aspetta. Ho sentito la morte di mio padre con anticipo di 2 settimane. Sì, vabbè, questo avevo letto. Eh sì, ragazze. Mia era malattia terminale. Prima di trapassare, ho voluto fare tante cose e si è anche preparata. Come vestirmi? Carmen, tu hai detto mi era mia. Ah, la tua mia era malata. Mia chi è Carmen? La tua mamma? Eh sì, a volte magari abbiamo bisogno proprio quel tempo per prepararsi di incontrare la signora morte proprio a quattro occhi. Io voglio per me un trapasso consapevole e la voglio vedere. Io non voglio morire nel sogno, non voglio morire così all'improvviso. Io la voglio salutare. La voglio salutare, la voglio vedere che mi prenderà per la mano e io voglio avere il trapasso consapevole. Questo che desidero. Sì. Non voglio morire di notte nel sogno. Non è interessante. Per il lavoro che faccio, per il percorso mistico spirituale che sto facendo, per tutte le ricerche, io la voglio vedere, perché io ho fatto tante ricerche sulla morte. Perciò se la guarderò in faccia, questo per me sarà una grande conferma. O magari non è conferma, magari mi dirà no, guarda, erano tutte cazzate quello che hai fatto. Non lo so. Ogni tanto mi si blocca il video, è strano. Alcuni giorni prima avevo un'ansia terribile che non mi lasciava. Ah, ok. Credo invece che abbiamo la memoria delle vite dei nostri antenati. Abbiamo la memoria delle vite dei nostri antenati. Sai, Emanuela, esiste anche quella teoria, e questa si chiama, non è teoria, io insegno anche quella, di sentire nelle altre persone la memoria, quelle che lasciano esperienze della vita che abbiamo fatto insieme con i nostri cari. Perché tutte abbiamo le nostre memorie. E ci sono quelle sensitive, medianici, in senso che entrano in contatto con l'energia della persona viva, con i suoi ricordi, e poi dice che sta facendo un contatto, ma questo soltanto è una memoria. E questo è uno dei modi con quale è possibile capire che una persona ha perso qualcuno e che vita quel qualcuno ha fatto. Però questo non è un contatto medianico, però esiste questa raccolta delle informazioni. Vero, mi hanno avvisato dal mio giorno, il mio compleanno, la visita mammografa. Ecco, vedi Marina. Chi si ammala di tumore, cosa dovrebbe imparare da questa esperienza? Sai, Beatrice, anche la mia mamma è ammalata di tumore. 3 anni sta facendo la lotta. 3 anni di chemioterapie. Però è qua, è viva, sta vincendo ogni volta che ha questa sfida davanti nel fare la chemio. Lei vive quello per vivere, non per morire. Lei ama la vita e non la morte. Non si arrende e non si abbandona. C'erano alcune cose che lei ha imparato tantissimo, altre cose legate all'amore, altre cose legate ai propri cari, tanto tempo per poter riflettere sui propri errori. E questo le sta prolungando la vita. Nonostante avevo quarto stadio di tumore 3 anni fa e devi fare ancora una serie di chemio, però è qui. La trattengono qui perché sta facendo un lavoro su se stessa. Si vede che l'anima ha bisogno proprio quello. Però per ognuno è diverso. È diverso. Non c'è un'unica cosa che bisogna imparare. Anche qui tante teorie, tanto lavoro. Ognuno purtroppo vive la propria malattia attraverso la propria esperienza nella vita. Non c'è niente in comune. Allora, oh.
Ho perso il mio compagno, tumore ai polmoni, avevo 45 anni, mamma mia, ci siamo andati prima di morire, quando andrai là, continua a esistere questo, è venuto a dirmelo, mi ha dato tanti segnali, mi ha detto di non essere triste perché io qui mi diverto, faccio teatro e racconto barzellette come facevo in vita, io ora non so, ma sento che il nostro cane lo vede, anzi credo che una parte di lui sta vivendo nel nostro cane. Lui pure mi sembra un angelo guida. Allora, mi chiedono spesso, questa sempre è teoria legata alle reincarnazioni, se una parte o tutta l'energia dei nostri cari può subito reincarnarsi anche nelle persone che vivono già, non un'anima nuova, ma entrano nei cani, eccetera. Io non posso confermarvi questo perché non ho mai incontrato uno spirito che mi avrebbe raccontato di questa cosa. Perciò non lo so. Personalmente non so se credere, perché come non è che si spezza un'anima, una parte vive qua, una parte vive là. Lo so, per esempio, che dopo la morte di alcune persone e i loro parenti hanno incontrato un animaletto, un animale o un cane o un gatto, non lo so chi altro, perché questi animali sono stati mandati dal mondo dello spirito, li hanno scelti per aiutare i propri cari di sopportare quel momento di distacco. Questo sì, mandano i regali in questo genere, perciò favoriscono, però non si rincarnano nei cani, perché qualcuno mi ha fatto la domanda se il cane che ha trovato una persona, una signora che ha perso il suo compagno, ha trovato un cane per strada, un cucciolo piccolino, e allora ha detto magari questo è proprio il mio caro che si è rincarnato, e così l'ho preso, perché era proprio seduto sotto la porta della casa mia. Ma personalmente non credo, questo è un regalo che ha mandato il caro, però non c'è una reincarnazione, sono due anime completamente diverse, quelle animali e le persone. Noi andiamo ad evolversi, ok? Perciò non facciamo passi indietro da una persona, poi nell'animale, poi nel vegetale, poi nel pesce, cioè noi dobbiamo andare avanti. Le anime dei nostri animali sono anime di compagnia, sono proprio nati come anime di compagnia per favorire l'evoluzione di un essere umano. E per questo, secondo me, nonostante tutti animali trapassati, le persone trapassate vivono nel stesso mondo, però si accompagnano uno l'altro, però non si rincarnano uno nell'altro. Due specie diverse, ma questa è una delle teorie in quello che credo io. Poi sappiamo il buddismo tratta tutt'altra teoria, poi ci sono tante altre. Magari credendo, per qualcuno credere che questo cucciolo che ha trovato è il compagno, li fa sentire bene. Sì, può anche essere. E allora perché no? A volte credere in qualcosa che ti fa star bene, visto che non fa male a nessuno questa credenza, ci può anche stare. Ok, allora facciamo una cosa. Vi avevo promesso un paio di contatti, perché ormai ho parlato molto e ho soltanto il tempo per fare un paio di contatti, perché lo so che dopo di me non ci sarà nessuno. Grazie, grazie per cuoricini per la mia mamma. Grazie, sei molto gentile, Alessandra. Io vedo che ogni tanto si blocca, non so, la diretta. Ogni tanto mi vedo ferma. Allora, vediamo come va, se non sarà tanto disturbata la nostra conversazione. E facciamo una cosa. Sapete ormai come funzionano i contatti che faccio io, vi prego gentilmente di seguire proprio questa mia modalità, ok?
di lavorare con la medianità. Mi vedo che si ferma, caspita. Proviamo, almeno con un contatto, proviamo e cerchiamo di scoprire quello che c'è nell'aldilà. Vi prego gentilmente di non scrivermi. Grazie Stefania, che gentile che sei, per Reiki, grazie. Vi chiedo gentilmente di non scrivermi con chi volete comunicare, perché questo non sarà un contatto con chi volete voi parlare, ma chi decide la signora Morte di mandarci proprio per la scoperta ciò che c'è nell'aldilà. Arriverà questa persona del mondo spirituale, io comincio a dare delle informazioni. Per favore, scrivete soltanto chi sta riconoscendo questa persona, d'accordo? Perché così, se so che qualcuno l'ha riconosciuto, riuscirò poi a passare il messaggio e scoprire alcune cose. Ok? Mandate per favore il vostro pensiero comunque nel mondo spirituale, perché arriverà qualcuno per voi. Ok, però non scrivetemi qua con chi volete parlare, che anche per me rimane una sorpresa, d'accordo? Anch'io devo concentrarmi un attimino, staccandomi dalla teoria e cominciare a fare almeno questo contatto. Allora. Ok, bene. Allora lei è già tramite? Ok. Allora le chiedo di portarmi qualcuno. E mi sta portando un ragazzo. E un ragazzo sento che è trapassato. Attraverso, guardate che lì nel mondo dell'aldilà anche chi muore attraverso la droga, attraverso overdose, li definiscono come suicida, perché quando una persona si sta drogando vuol dire che non ama la vita, non ama se stesso, non ama nessuno, ok? E ha questa dipendenza che ama solo quella, che non fa parte della vita, del suo disegno divino. Perciò quando si trapassa, questa persona fa nel mondo dello spirito esattamente lo stesso percorso che fanno i suicidi. Ok? E io sono qua un ragazzo, un uomo giovane, e io sento che lui è trapassato attraverso l'uso di droga. L'uso di droga. Okay. Mi fa vedere delle sostanze che mi fa sentire questo azzardo proprio ancora una dipendenza molto forte e mi fa sentire proprio stringere i denti così, perché è come quando una persona in astinenza di droga non riesce a non lo so, non ha il controllo dei muscoli, della mascella, anche quando parla, sento proprio così. Ok, mi fa vedere che era comunque un bel uomo, non molto avanzato d'età, magari sto parlando da 20 a 30 anni, non lo so, questo. Io sento che overdose o conseguenza comunque è un'astinenza molto forte. Mi fa stringere i denti, non riesco proprio a parlare, lo sento, mi sento incollata. Ok?
fatto un percorso in questo, brutta compagnia, brutte persone, soldi sporche, mi sta dicendo, non so cosa vuol dire soldi sporche. Mi fa vedere che comunque ha cominciato a lavorare o aveva un lavoro e faceva molta fatica a mettere insieme queste due cose o gli studi, ma comunque faceva qualcosa di importante nella vita, quello che le poteva portare avanti. Portare avanti nel fare no, se non carriera, però almeno avere una professione e fare qualcosa di bello, ok? Mi fa sentire il suo corpo che è diventato magro, magro, ok? Sento che oltre questo fumava e beveva. Però queste cose erano cose secondarie, ok? Però Raffaello comunque ascolta, perché posso anche un pochettino sbagliare d'età, perché prima avevo detto proprio giovane uomo, e invece qua quando ho detto 20 anni sento che è di più comunque, ok? Percepisco la sua rabbia. Rabbia verso le persone che le stavano attorno, soprattutto quando gli mancavano le sostanze. La rabbia verso la vita, ogni tanto diceva: ma perché, ma per come, devo fare delle cose, non voglio seguire alcune regole, la vita è tutta mia. E sono proprio questa rabbia che usciva. E non so se posso. Se posso garantire questo, però dalla rabbia gli partivano le mani, in senso che poteva spingere qualcuno, poteva proprio nell'aggressività poteva fare anche questo, e poi all'improvviso e diventava dolce, un cambiamento di umore, proprio lunatico, queste due personalità. A volte piangeva anche perché diceva: no, mai più i pianti. Sono comportamenti tipici delle persone che vogliono, che comunque non sono molto, molto stabili psicologicamente in questa dipendenza, ok? Poi mi fa sentire la ragazza, sembra che c'era anche una figura femminile che lo faceva insieme a lui, perché mi fa vedere che passavano anche le serate insieme, e si divertivano, sì. Mi sta parlando del. Ha avuto un incidente. No, è morto proprio della droga, conseguenza della droga o proprio overdose nel momento, perché sento che la causa del trapasso è droga, arresto cardiaco, arresto dei respiratori, così, e hanno cercato di salvarlo, ma secondo me è morto ancora prima che è arrivato. Che è arrivato alla fine. Mi sta dicendo che qui c'è qualcuno che lo può riconoscere di sicuro. Io non so se sto parlando di un membro della famiglia, non mi si è presentato ancora come un parente, però che conoscerete di sicuro, qualcuno conosce questa storia, è certa. Mi fa vedere che ai tempi cercavo di fare anche lo sport. Ha cercato di imparare un po' di tutto, ha voluto di fare tante diverse cose nella sua creatività, però non riusciva mai a finire una sola cosa. Cominciava, però poi smetteva, cominciava e smetteva, non riusciva a mantenere la parola, arrivava in ritardo o dimenticava dei appuntamenti, come fosse non si prendeva cura né della vita propria né della vita delle altre persone, purtroppo, soprattutto dei membri della famiglia, credo. Ok.
mi fa sentire che i sintomi di non star bene c'erano già. Cominciavano dei processi nel suo organismo, che erano i processi già che davano i segnali: guarda, non sta bene, se non trovi il modo di smettere di curarti, di dare la giusta attenzione alla tua salute, finirà lì. E andava proprio da quando sono cominciato questi sintomi, che è andato sempre giù, senza curarsi come si deve, e è andato. Ok. Allora, Benedetta, ho perso un amico 3 mesi fa, lui si drogava ma è morto di tumore. Io non sento tumori, Benedetta. E credo che questa morte di cui sto parlando è più lontana di 3 mesi. È più lontana di 3 mesi. Ancora mi state chiedendo il nome. Se io sento il nome, vi dirò. Però, come avevo detto, non sempre i medium sentono i nomi. Ok? Allora, quello che mi fa sentire ancora che sta facendo un percorso nel mondo spirituale, come è stato detto prima, stare nell'amore. E sapete che mi fa vedere che suona pianoforte, o almeno io credo che pianoforte, perché sento la musica. Sento la musica. Magari era stato il suo interesse o un sogno che non è stato realizzato. Mi fa vedere vestito bene nel mondo dell'aldilà. Il ragazzo è stato riconosciuto, grazie Mirella. Credo di sì, dal nome capire. È morto di infarto con la sigaretta in bocca, ma è morto da poco. Aveva un soprannome, ho perso 16 anni fa. Patrizia, ma è morto di droga tuo marito? Noi stiamo parlando di qualcuno che si drogava, ok? Da mesi, ma non 3 mesi. No, non 3 mesi, io sto parlando di una morte più lontana di 3 mesi. Lui amava la musica, sta facendo musicista nell'altro mondo, sta sviluppando i suoi doti di sentire la musica, perché per molte persone la musica è una terapia, è una passione. Le stanno cambiando una passione per la droga con la passione per la musica, ok? Per dare qualcosa a lui come la terapia, nel poter far cantare l'anima in modo diverso, non attraverso la droga, ma attraverso un'altra passione, ok? Perciò, Raffaella, visto che mi stai dando un po' di conferme, lui qui per raccontare che sta nel mondo spirituale, per dimostrare anche a tutti voi che chi è trapassato, che sta nel mondo dello spirito per suicidio, loro fanno la stessa vita che fanno le altre, stanno imparando delle altre cose, stanno dando altri valori alla vita, all'esistenza, stanno capendo che cos'è la vera passione in questo caso. Ok? Mi sta dicendo che sta amando il proprio corpo, rispetta se stesso per i talenti che ha, perché anche nella vita ha avuto dei talenti, però purtroppo non è riuscito a dare un valore ai propri talenti. Deborah, bello vestito bene, amava la musica, ma viveva troppo, morto un anno fa in mal modo. Deborah, sto parlando di qualcuno che è morto di droga. Ok, anche questo, e beveva e fumava, però è morto di droga, alla causa della droga. Ok, io avevo detto che l'età che sto descrivendo da 20 a 30 anni circa. Ok, avevo dato quest'età. Non credo che ha superato
non credo, comunque è ancora giovane, per quello sta parlando, che non ha scoperto tutti i suoi talenti, non ha fatto tanti percorsi che poteva fare. Amava suonare, ok. E ho detto all'inizio, dal 20 a 30, avevo detto Mirella. Ah, ok, sì. Lo chiamavo talento sprecato, oh cara Raffaella, sì, e lui adesso sta mettendo tutti i suoi talenti per la disponibilità di chi lo ascolta nel mondo dell'aldilà e vuole dedicare anche, una musica a te. Perché sta dicendo che è cambiato, che ha imparato e che ha pianto moltissimo nel mondo spirituale perché ha capito che dalla vita non ha capito niente e che non ha sentito niente e che non ha dato nulla di sé, di quello che poteva dare. Chiede scusa per questo suo comportamento, per quello veramente che tutti hanno cercato di aiutarlo, ma lui vedeva e viveva soltanto nel suo mondo illusorio. Adesso sta in quel mondo che lo sta educando. Ok. Ok. Allora, ragazze. Questo è Ok, allora mi fa vedere che no, io non credo che ha superato l'età di 30 anni. Sto parlando di qualcuno comunque giovane, ok? Perché mi sta confermando che è giovane e mi sta confermando che è morto di overdose, mi sta confermando tutte queste cose di cui vi ho parlato prima. Non mi sta parlando ancora. Ah, ha riconosciuto? Ok. Perfetto, perché non riesco a capire chi risponde a chi. Va bene, ok. Allora abbiamo arrivato. Ecco, ragazzi, Raffaella, soprattutto a te. Questo è un abbraccio bellissimo da parte di questo ragazzo. E sento che l'ho portato comunque la signora morte, perché è io che l'ha chiesto di portare qualcuno per far vedere ciò che sta facendo nel mondo dell'aldilà. E lei ha detto, sta dicendo che lui può ancora raccontare di altro mondo, le sta dando il permesso di raccontare di altro mondo. Lui mi sta dicendo che ha conosciuto molte persone e anche lì ha dei professori. Professore, interessante. E tra l'altro, non lo so. Oh, ragazze, adesso per favore, io lascio questo ragazzo perché è venuto per qualcuno. State guardando in 143, ok? È un ragazzo è qui di sicuro per qualcuno di voi. Non facciamo così che magari se il vostro compagno non è il vostro compagno. Può essere che una persona che avete conosciuto, capite? Io queste persone ce l'ho qua, un'anima divertente, un'anima che voleva vivere, un po' bipolare, però che la droga per lui è diventata proprio lo stile della vita, ok? La musica che qui magari ha cominciato a fare il percorso e poi ha smesso di fare questo percorso, come ha smesso di fare tante cose, ma ha trovato la sua passione nel mondo spirituale. E tra l'altro ha incontrato una persona che lui dice era il professore, che per me è un punto di riferimento. Io adesso dico professore, provate a vedere per favore se il professore, proprio la parola, vi può dire qualcosa, ok? Mamma mia, che caldo. Ok, poi altro, mi fa vedere, lì è molto elegante, proprio da pianista, vestito proprio da concerto. Mi sta dicendo che questo professore comunque è interessante. Mi sta mandando dei fiori
i fiori delle rose rosse. Rose rosse di solito parlano dell'amore, della passione, come un amore verso una donna, perché sento proprio un amore verso la donna che vuole dare queste rose. Non è un compleanno, non credo, però sono proprio queste rose come riconoscimento e ringraziamento, però non per una coerenza. Non credo che è una coerenza. Mi sta dicendo che da un po' di tempo sulla sua tomba non va nessuno, viene ricordato, però un periodo, non lo so, magari mesi o qualcosa, e lui chiede questa gentilezza di andare a trovarlo. E non credere che lui non sta nel mondo spirituale, vi raccomando, e ascoltate la musica, vi manderà, chi è riconosciuto, ti manderà una musica, però io sento di pianoforte, perché lui sta imparando pianoforte, e ha detto che quando sentirai la musica che di solito non ascolti, questo sarà lui, perché non è per caso sentirai e vedrai pianoforte. Questo sarà un messaggio per te per confermare che è stato proprio lui a parlare. Perciò prima mi sta dicendo non tanto lontano, stasera o domani appare questo pianoforte, perciò capirete benissimo. Sta dicendo che non c'è molto tempo, lui non può avere moltissimo tempo di poter fare qualsiasi cosa a suo piacimento. Lui lì deve lavorare, studiare, sviluppare i talenti. Dice: a volte sono proprio stanco perché devo fare tantissime, tantissime cose. No, questo signore qua, ragazzo qua, non i ceneri, sui ceneri non è a casa. No, non è a casa i ceneri. Ne sta parlando che non vanno a visitare lui nel cimitero. Ceneri, sì, però non sono a casa i ceneri. Ok. Perché è stato cremato. Sì, non vedo la bara. Ok. Allora, fatemi sapere per favore dopo questa diretta perché ogni tanto mi arrivano e mi dicono: guarda che è arrivato, ho capito dopo che vedo che qua siamo vale due persone, perciò riascoltate poi ancora una volta e casomai datemi la conferma. Il messaggio dato, lui è molto indaffarato, veramente molto indaffarato, sta facendo 10.000 lavori e ha detto che meno male che qui non si dorme, che non si dorme, e allora posso continuare a fare sempre il mio percorso nell'evoluzione, perché vuole che chi sta sulla terra e chi potrebbe sapere di quello che lui sta facendo, anche se sa che è molto difficile che noi qui sappiamo quello che stanno facendo al di là, lui vuole che le persone di qua siano fieri di lui. Ok. Vuole guadagnare di nuovo la fiducia di tutti, di tutta la famiglia soprattutto. E tra l'altro, la donna di cui mi ha parlato, che era con lui, lei è viva. Lei è viva. E magari non fa più queste cose, però mi sta dicendo che è ancora qua. Bene, ragazze, io lo so che volete sapere delle vostre madri, lo so. Però per oggi veramente ne abbiamo parlato moltissimo. Vi ringrazio e vi chiedo gentilmente, scrivetemi sotto questo video, se qualcuno proprio vuole potete scrivermi in privato, però sarebbe bello che tutti quanti che abbiamo visto questa diretta possiamo capire chi è questo ragazzo, perché cioè che è qui è sicuro e mi dispiace che non è stato proprio al 100% riconosciuto, perché credetemi che farlo portare da lì a qua poteva fare soltanto una grande signora, perché lei di solito porta i casi difficili. Quando lavoro con lei porta i casi difficili. Quelle che da sole magari fanno un po' fatica a venire,
perché non hanno abbastanza forza o non hanno anche il permesso ancora di fare i contatti. Perciò lei ci fa un favore di fare questo collegamento, sarebbe proprio peccato, cioè, con tutta questa fatica. Va bene. Io vi ringrazio di cuore ogni uno di voi che avete fatto con me questa serata e siete stati così tanti. Io vi abbraccio con tutto il mio cuore. E vi faccio passare, faccio auguri di farvi passare questo Ferragosto in caldo, però con tantissime belle energie e che nella vostra vita arriva soltanto la felicità. Grazie mille a tutti. Buonanotte, grazie e alla prossima.